e ci colleghiamo con le nostre amiche di Women Lifting Women. Noi abbiamo qui l'ambasciatrice o ambasciatore Alessandra Schiavo, che da qualche anno è tornata da una sede abbastanza disagiata, diciamocelo, che è la Birmania, e che ha conosciuto il mondo anche nei luoghi meno accessibili come il Myanmar, no? Allora, ambasciatrice, lei ha fatto una lunga carriera, è stata anche consigliere del ministro Calenda all'industria, no? Allo sviluppo economico. Allo sviluppo economico, ed è stata poi in altre sedi. Ci racconta un po' la sua carriera e perché ha scelto la carriera diplomatica? Perché ho scelto la carriera diplomatica? Perché sentivo questa spinta di conoscere il mondo e di conoscerlo da vicino, di conoscerlo in profondità. Questa è una carriera bellissima, io amo profondamente il mio lavoro, che consente veramente di immedesimarsi con la cultura di un popolo, di conoscere la storia da vicino e di anche entrare in contatto con persone più diverse, di qualsiasi estrazione sociale, anche sia nei livelli alti della società, dell'amministrazione, della politica, della cultura, che nei livelli invece più bassi. Questo credo che sia importantissimo, altrimenti il diplomatico rischia di lavorare in una torre di avorio e di non percepire invece realtà importanti del paese in cui opera. E quindi credo che pochi lavori al mondo offrano la possibilità di avere questi spunti e di ricevere queste sollecitazioni e di crescere ogni volta, ogni giorno, di reinventarsi ogni volta, perché in ogni paese in cui si lavora poi si cresce, si viene confrontati con realtà e visioni del mondo, perché di visioni del mondo spesso si tratta, completamente diversi, e quindi si è costretti a cambiare pelle, a cambiare occhi per percepire la nuova realtà senza, il più possibile senza filtri, pur comparandola proprio poi dopo alla nostra, ai nostri crismi culturali, ai nostri valori, ai nostri ideali, però si è costretti effettivamente a spogliarsi un pochino di una parte di sé e per lasciare spazio al nuovo, quindi il motivo è questo. L'esperienza in Birmania è stata un'esperienza bellissima, anche se estremamente difficile. È faticosa, ma il lavoro ci dà sempre, come dire, fatto di gioia e fatica, di gioia e di impegno. Credo che la gioia e le soddisfazioni senza l'impegno e la fatica non siano poi possibili, però certamente è stata un'esperienza estremamente dura. Io sono arrivata lì nel luglio del 2018, quindi quando il paese sembrava incamminato su un percorso di speranza, anche se non privo di contraddizioni e ovviamente di difficoltà, perché ormai la transizione democratica era stata avviata già da alcuni anni e quindi si sperava effettivamente, il nostro compito era quello di portare le imprese italiane, di accompagnare lo sviluppo del paese, lo sviluppo inteso sia come sviluppo economico ma anche come progresso economico, sociale, civile, delle riforme dell'amministrazione, delle manifatture nascenti, ma anche la tutela delle minoranze, il rispetto dei diritti umani, quindi tutti compiti molto difficili. La tutela delle minoranze, esatto, esattamente, perché il paese veniva Rohingya, no? Con i Rohingya e anche con gli altri gruppi etnici, diciamo non di fede musulmana, con i Rohingya c'era una faglia diciamo identitaria, culturale, anche religiosa, perché una minoranza musulmana in un paese con una fortissima identità, invece con una fortissima tradizione buddista, ma anche con altri gruppi etnici anch'essi di religione buddista o in parte anche cristiana, perché ci sono anche delle minoranze cristiane in Myanmar, la faglia, la divisione era soprattutto del tipo centro-periferia, quindi gruppo etnico centrale, il Bamar, da cui anche il nome Birmania, e la radice del nome Birmania, e invece altri gruppi etnici ai confini con la Thailandia, con la Cina, con l'India, che avevano, mentre i Rohingya sono al confine col Bangladesh,
che chiedevano più autonomia e chiedevano maggiore rispetto anche per la loro lingua, perché ci sono delle lingue anche profondamente diverse l'una dall'altra anche rispetto al birmano, e con dei conflitti etnici che in realtà si trascinavano dal 1948, quindi dall'anno in cui il paese è diventato indipendente. Quindi la Birmania, anche se questo aspetto è poco noto al grande pubblico, ha ospita, diciamo, anche se è un verbo che insomma fin troppo positivo per in questi casi, ospita e terra dei conflitti etnici, delle guerre civili più antiche della storia contemporanea. Quindi un'esperienza molto dura, perché dopo queste prime comunque speranze, perché sia pur con difficoltà il paese stava progredendo e l'economia cresceva ogni anno con tassi compresi tra il 5 e il 7%, con prima il Covid, quindi con un lockdown ovviamente serratissimo, data le caratteristiche del sistema sanitario locale, e poi soprattutto col colpo di Stato intervenuto il 1 febbraio del 2021, questo cammino di sviluppo è stato drammaticamente interrotto. E brutalmente interrotto, ed è seguita una repressione assolutamente barbarica, non solo delle stesse minoranze, ma anche di tutti gli oppositori e dissidenti politici di qualsiasi etnia, e anche della maggioranza Bamar. Quindi i conflitti attuali in Birmania hanno varie caratteristiche e varie dimensioni, ma di fatto l'elemento unificante è che c'è un intero popolo che combatte per la democrazia e per la libertà contro un esercito che dovrebbe difenderlo e che invece lo reprime, ripeto, brutalmente. Però l'Italia si è fatta conoscere positivamente presso la Birmania. Raccontiamo qualche episodio. Grazie mille, sì, appunto prima di questa tragedia e anche durante comunque la pandemia, diciamo nel 2019, anche se non avevamo un istituto di cultura, perché comunque la nostra era una piccola ambasciata, abbiamo realizzato una cinquantina di eventi dal vivo nel 2019 e nel 2020 una cinquantina invece di eventi online. Quindi abbiamo organizzato nel 2019, abbiamo fatto venire artisti e musicisti importanti, quindi anche del calibro per esempio del pianista di Dani Lorea, abbiamo organizzato gli spettacoli teatrali, gli spettacoli di danza, degli eventi di gala anche per far conoscere la cucina italiana, per promuovere la cucina italiana, delle rassegne cinematografiche molto intense, abbiamo portato dei professori di musica dall'Italia che hanno lavorato per dei mesi interi con i giovani dell'orchestra giovanile della Birmania di musica classica, e hanno fatto poi, abbiamo organizzato due concerti in cui i giovani studenti birmani si sono esibiti con i maestri italiani, che hanno riscosso un grandissimo successo. Abbiamo ospitato queste lezioni nel compound dell'ambasciata in maniera tale da garantire delle aule di musica anche a questi ragazzi, e devo dire che vedere i loro progressi dall'inizio fino all'esito finale è stato a dir poco commovente, perché abbiamo avuto la riprova di quanto quei ragazzi fossero talentuosi e di quanto con dei maestri bravi potessero crescere in tempi rapidissimi e infondere la loro passione. Quindi questi ragazzi dopo il concerto hanno continuato a suonare nei corridoi mentre andavano nei loro camerini, e questa cosa ha commosso anche i maestri italiani, che hanno detto che solitamente dopo un concerto si è stanchi e quindi si smette di suonare. Invece i ragazzi hanno continuato a suonare anche nei camerini per l'entusiasmo e la fede, la fiducia, il grande atto di fiducia che abbiamo fatto nei loro confronti, investendo nelle loro capacità. Una cosa importante quindi è questo ruolo dell'Italia di diffondere speranza. Di diffondere speranza, esattamente, diffondere speranza e self-confidence, si direbbe in inglese, proprio di far crescere le capacità locali, perché quello è un paese che prima che venisse avviata la transizione democratica nel 2011, poi la pienezza di un governo eletto democraticamente, che ha avuto solo nel 2015 il governo diretto da Aung San Suu Kyi, ma prima di quel momento era già stato represso, oppresso da 50 anni di dittatura, perché il primo colpo di Stato era stato realizzato nel 1962.
E le dittature opprimono sempre il cervello, lo schiacciano, schiacciano qualsiasi possibilità di espressione creativa, di espressione libera, di libero pensiero, e quindi il cervello si abitua a pensare in maniera, diciamo, a essere paralizzato, perché la paralisi, l'immobilismo o l'immobilità aiutano a non essere notati e quindi non essere anche eventualmente coinvolti in qualsiasi rischio. Quindi tutti erano nell'angolo, tutti erano ridotti al silenzio. E la cosa, quindi era importante poi far rinascere queste capacità, perché il senso che noi, il messaggio che noi volevamo lanciare andava ben oltre la musica stessa, era veramente un aiutare a liberare l'espressione creativa di quel popolo, facendo crescere, anche investendo sui giovani, e questo era molto importante. Loro l'hanno capito, per questo ci hanno molto amato e stimato, e per questo venivano sempre in un paese dove i teatri erano stati sostanzialmente chiusi, numerosissimi ai nostri eventi, avevamo sempre un pubblico tra i 500 e i 700 persone, che per, ripeto, per un paese come quello era molto. Era sold out. Sold out, sì, esattamente, sold out. Ma le altre, adesso poi parleremo delle altre esperienze, però volevo chiedere, le altre ambasciate hanno seguito il vostro esempio o eravate, come dire, un fiore, una... No, hanno, allora, intanto la Francia e la Germania erano presenti con dei grandi istituti di cultura, con tantissime risorse dedicate, noi non avevamo neanche un addetto culturale, però io mi divertivo a, diciamo, smettere i panni dell'ambasciatrice di giorno e di notte, veramente a lavorare su queste questioni che mi hanno dato molta carica, fatica, ma anche tantissima carica. E, detto questo, anche se non avevamo molte risorse, soprattutto in termini diciamo di disponibilità di organico, anche se ho avuto la fortuna di avere dei collaboratori molto bravi che ringrazio, noi ci siamo sempre distinti come l'ambasciata europea e non solo europea o più attiva tra le più attive in Myanmar. Quindi in realtà abbiamo veramente costituito un benchmark anche per le altre, questo lo posso dire veramente con orgoglio, e certamente abbiamo fatto nascere dei fiori, quindi non so dire se lo siamo stati noi, ma certamente abbiamo piantato molti semi e aiutato tanti fiori a germogliare. Io adesso l'ho trovata qui alla Farnesina con Eugenio di Savoia in testa. Sì. Che è un, dopo alziamo il video, lo schermo, e vediamo un attimo Eugenio di Savoia, che è stato un grande condottiero, e quindi è proprio il posto giusto per una condottiera. Ecco, adesso lei ha un altro tipo di ruolo, che è un ruolo apparentemente d'ufficio, ma è un ruolo lo stesso in trincea. Anche perché adesso lo possiamo confidare ai nostri followers. Io ho trovato qua una scrivania che era una montagna di carte, e l'ambasciatrice ha detto: ah, ma io ho detto no, le voglio tutte le carte, perché sono il simbolo del lavoro e dell'impegno. Non è, io ho paura delle scrivanie troppo ordinate, perché significa che sono poco dinamiche, sono sterili sotto certi aspetti. Allora, qua adesso ci spiega di cosa si sta occupando ora. Beh, adesso questa esperienza è completamente diversa da quella precedente, anche se si situa ovviamente in una linea di continuità, perché dopo essere stato a Hong Kong per 4 anni, tra il 2010 e il 2014, e Myanmar tra il 2018 e il 2022, adesso sono responsabile direttrice centrale Asia, quindi è una linea di continuità ovviamente con le esperienze compiute nell'ultimo decennio. Ma è completamente diversa, perché quando si è ambasciatori in un paese, soprattutto se è un paese particolarissimo e per certi versi percepito come remoto, come il Myanmar, si è completamente assorbiti dalla realtà locale, che è diversa da quella, da tutte le altre. Invece qui io sono costretta, ed è un bene e anche un grandissimo motivo di interesse, è una sfida costante, ad allargare lo sguardo all'Asia. Un'Asia in tumulto, perché è un'Asia ancora in forte crescita economica, ma ovviamente che deve misurarsi anch'essa con la sfida del rallentamento o del ridimensionamento delle attività economiche che è stato imposto dalla pandemia.
e quindi anche con tutte le tensioni che ne sono derivate e con una necessità anche di adattarsi ad un mondo che sta cambiando, che è sempre più caratterizzato dalla competizione anche tra le grandi potenze e che è alla ricerca di nuovi equilibri geopolitici obiettivamente non facili da trovare, con la guerra in Ucraina che ha esacerbato anche questo contrasto valoriale tra Oriente e Occidente. Quindi non sono ovviamente tematiche facili, sono certamente delle sfide, ma appunto sono sfide che dobbiamo fare di tutto per vincere positivamente nell'interesse della pace, della stabilità del mondo e chiaramente degli interessi nazionali dell'Italia. Allora, io le ho anticipato che il nostro canale YouTube nasce a Tokyo, nasce in Giappone, coinvolge il Giappone ma coinvolge anche l'India, e abbiamo delle nostre collaboratrici validissime anche in India e poi anche in Sri Lanka e poi si allarga agli Stati Uniti e alla Svezia e altri paesi. Stiamo facendo un continuo recruitment perché le donne vogliono parlare e vogliono valorizzare le loro coinquiline di sesso perché ci si renda conto che la società si crea in una osmosi fra uomini e donne. Quindi lei è, come dire, l'interlocutrice ideale per parlare, perché visto che si occupa di Asia e che è il cuore del nostro canale, volevamo che lei desse un messaggio alle nostre alle nostre concittadine asiatiche. Grazie mille. Intanto è molto importante che le donne facciano rete. Forse abbiamo cominciato solamente qualche tempo fa, troppo tardi probabilmente, ed è molto importante che noi possiamo unirci. Le donne in Asia, come in tutto il mondo, hanno un ruolo importantissimo da giocare nella società, e non solo nella società, ma anche nell'economia e soprattutto non solo nella famiglia. Quindi senza per questo essere costrette a rinunciare alla loro femminilità o alla maternità o alla felicità in famiglia, è molto importante che possano impegnarsi liberamente e senza limiti. Per liberamente intendo senza accettare limiti derivanti dal loro genere nella società, perché siamo la metà del cielo, siamo al 50%, alcune volte anche un po' di più della popolazione mondiale, della popolazione dei nostri paesi, e poter raggiungere il meglio, poterci esprimere e realizzare al meglio significa anche fare in modo che le nostre società e i nostri paesi crescano di più. Quindi significa contribuire in pace, portatrici di pace, certo, perché le donne sono madri, o anche se non sono madri, sono figlie, hanno mariti, hanno compagni, hanno affetti e sono un po' anche gli angeli, diciamo, tutelari di questa coesione sociale. Io ho visto anche l'esperienza anche nei campi profughi, che ogni tanto sono andata a visitare in Myanmar, e mi è sempre stato detto che anche nelle situazioni più tragiche, quindi di donne che avevano perso, anche gli uomini, tutto, quindi casa, lavoro, spesso anche gli affetti più cari, anche in quel caso le donne erano sempre le prime a essere, si chiamano frontline responders, cioè a mobilitarsi per ricostituire una unità familiare, un ambiente per quanto possibile familiare, e soprattutto a ripristinare il senso della collettività. Quindi facevano le maestre, indirizzavano le donne che avevano subito violenza sessuale, per la cosiddetta gender-based violence, con il tatto necessario, perché in quei paesi è molto forte, per chi ha subito violenza, anche lo stigma sociale e anche in generale la difficoltà, come anche nella stessa società, a condividere un trauma di quella profondità, di quella portata. Quindi le donne erano le prime poi ad aiutare le altre donne a capire cosa era successo, e con discrezione ad aiutare spesso anche le giovanissime a rivolgersi ai presidi sanitari e a chi poteva anche assicurare le cure psicologiche necessarie. Quindi le donne sono naturalmente portatrici di pace, portatrici di equilibrio e di armonia,
E questa cosa non dobbiamo assolutamente perdere perché è il nostro punto di forza. Quindi senza rincorrere modelli maschili, come forse è stato fatto in passato, dobbiamo sapere e ricordarci sempre che non è necessario e non deve essere così, non dobbiamo più accettarlo, rinunciare alla famiglia o essere noi stessi, alla nostra femminilità per poter lavorare, né rinunciare al lavoro per poter avere una unità familiare. Dobbiamo cercare di avere entrambe le cose, come è giusto che continuino ad averle anche gli uomini, quindi né imporre sacrifici ai nostri compagni né accettarli oltremodo per essere noi un modello positivo per la società, per le nostre figlie e anche per le nostre figlie. Grazie. Prego. È stato veramente una intervista illuminante e spero che lei continui a seguirci perché abbiamo tanti messaggi positivi da portare avanti. Grazie. Grazie.